di aggiornamento del DUP in cui sarà inserita anche questa sezione operativa, di cui oggi non presentiamo, non la presentiamo. Gli ambienti della sezione strategica sono suddivisi in due condizioni, una esterna e una interna. Per quanto riguarda le condizioni esterne, cioè nel DUP sostanzialmente vengono presentate delle tabelle, dei diagrammi, degli istogrammi, eccetera, eccetera, per quanto riguarda gli obiettivi individuati sia dal governo nazionale che dalla regione, i parametri principali economici, di cui bene o male bisogna far riferimento, i fabbisogni standard e i livelli qualitativi raggiunti da Vedano, la situazione demografica e la popolazione residente, una valutazione sulla situazione socio-economica di Vedano e la consistenza del patrimonio immobiliare e territoriale. Ecco, io estrarrò alcune tabelle tanto per far capire di che cosa si tratti. Le condizioni interne invece riguarderanno l'evoluzione della domanda e i servizi pubblici offerti, i parametri del sistema scolastico, le società controllate e partecipate, esternalizzazione dei servizi pubblici, sistema idrico e lo smaltimento rifiuti, l'assetto organizzativo, di cui avevamo già anticipato l'altra volta, vi ricordate, delle 40 persone come struttura dell'amministrazione, i patrimoni, l'indebitamento e gli indicatori sintetici di bilancio e pagamento. Da ultimo, i progetti di spesa in corso di realizzazione. Ecco, per dare un'idea, vi riporto alcune. Ah no, c'è ancora, scusate, una sezione che riguarda le risorse, gli impieghi, la sostenibilità economica e si articolerà in la situazione finanziaria del Comune nel periodo del triennio passato, l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali del prossimo triennio, le linee guida per la predisposizione del bilancio 2020-2022. E poi degli indirizzi importanti, perché riguardano proprio gli indirizzi generali, quindi la strategia e i loro obiettivi, quindi gli indirizzi generali di mandato e gli obiettivi strategici. Ripeto, per dare alcun esempio, ad esempio, quella è la previsione del PIL, se sentite tutti i notiziari, comunque sta sempre evolvendo, ogni giorno c'è sempre qualche ente che propone qualche differenza, però sostanzialmente ormai quest'anno si prevede che sia attorno allo 0,1 o addirittura allo 0, poi con un aumento crescente negli altri anni. Questo presuppone, vedendo questa situazione e il pesante debito pubblico che ha lo Stato italiano, ecco, fare una previsione di cosa introiteremo come comune, sia da parte dello Stato che della Regione, effettivamente non è che possiamo dare dei dati o delle informazioni estremamente belle. Per quanto riguarda, ecco, i cittadini, siamo, come sapete, oltre 7.400 persone, con questo trend negli ultimi anni. La suddivisione tra cittadine e cittadini le vedete qui rappresentati, benché mi si dice nascano quasi più neonati maschi che femmine, poi l'andamento comunque è questo e la forbice si sta un po' aumentando. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, rappresentano il 6%, quindi siamo all'ordine di grandezza di 400 50 persone. La distribuzione delle scelte dell'8 per 1000 l'ho tirato fuori io perché sono 5 per 1000, sì, cosa ho detto? All'8 è troppo. L'8 se lo prende lo Stato, no, quasi, o altri enti.
Diciamo che il comune di Veda Nolona, vedete la cifra che poi destina a varie, per fare varie cose. Altri dati, ecco, le attività economiche presenti sul territorio, ahimè, il dato ultimo è il 2016, però il trend effettivamente, se voi lo guardate, è un po' in discesa. Diciamo che sicuramente sono ancora oltre 400 attività sul territorio di Vedano e le più importanti sono in ordine di percentuale, il 22%, arriviamo fino a una percentuale del 66-67%, quindi 2/3 di tutte le attività. Prima il commercio, secondo sono le costruzioni, quindi le aziende edili. Poi le attività professionali, probabilmente ingegneri, architetti, e l'altro le attività manifatturiere, quindi le industrie, che sono la maggior parte localizzate in la zona industriale. Indirizzi generali di mandato. Sono organizzati secondo dei temi chiave per quanto riguarda il governo dell'ente, attraverso una classificazione di dettaglio sono tradotti in aree strategiche o politiche e relativi programmi. In corrispondenza con le missioni di bilancio sono la governance, il territorio e ambiente, la solidarietà, istruzione, sport e cultura, il commercio, attività produttive e la sicurezza. Anche qui brevemente, non vorrei leggerle tutte, ho segnato per ogni politica, ad esempio la governance, delle parole chiavi che mi permettono di capire gli obiettivi strategici e gli indirizzi generali di mandato. Ad esempio, per quanto riguarda questa prima politica, l'ottimizzazione sicuramente dei processi gestionali all'interno dell'amministrazione. Poi l'ottimizzazione, la gestione e il controllo, monitoraggio costante delle risorse di bilancio e garantire la corretta strutturazione e gestione del debito. Per quanto riguarda gli indirizzi generali, un comune che metta al centro i bisogni dei cittadini e agisca in modo efficace e efficiente, penso che sia la base per una buona missione. Per quanto riguarda il territorio e l'ambiente, la promozione efficace, gli obiettivi è la promozione efficace del territorio, incluso il patrimonio abitativo comunale, la rigenerazione poi urbana e la sostenibilità dell'ambiente è presupposto per una buona indirizzo di mandato. L'altro punto è sicuramente la sicurezza stradale, di cui anche la volta scorsa ne abbiamo parlato con la richiesta poi del peduncolo. Gli indirizzi generali riguardano la rigenerazione delle aree dismesse, la costante lotta agli sprechi, all'inquinamento e una gestione più efficiente dei rifiuti. Per quanto riguarda un altro obiettivo strategico come la solidarietà, l'istruzione, sport e cultura, sicuramente gli obiettivi sarà il coinvolgere una cerchia di persone sempre maggiore, tra cui gli studenti, le famiglie, gli educatori stessi, e il miglioramento dell'offerta formativa. Bisognerà, tra gli obiettivi, aumentare il senso civico ed estetico di questa iniziativa di carattere culturale e la valorizzazione della pratica sportiva come livello di qualità della vita. Migliorare anche le condizioni delle persone più vulnerabili sarà sicuramente uno degli obiettivi primari. Per quanto riguarda gli indirizzi generali, ci saranno più occasioni di incontro, soprattutto con i giovani, per mantenere alto uno standard e mantenere alto uno standard dei servizi alla persona. Gli ultimi obiettivi, ma non sicuramente
i meno importanti sono il commercio e le attività produttive, e si ha l'intenzione, un obiettivo strategico, è sostenere proprio queste attività, sia commerciali che industriali, e attraverso magari un costante dialogo per mantenere un solido presidio importante per il nostro Paese. Da ultimo, la sicurezza. L'obiettivo sarà mantenere un adeguato livello di sicurezza tramite un costante presidio del territorio. Attraverso cosa? Attraverso soprattutto la prevenzione. Garantire l'adeguamento attraverso anche un adeguamento tecnologico più all'avanguardia, e gli indirizzi generali saranno quella della sicurezza urbana partecipata, soprattutto, quindi col controllo del vicinato, che sarà un utile e importante supporto per la polizia locale e in generale le forze dell'ordine. Ecco, penso di aver dato sinteticamente un'idea di questo importante documento di programmazione unico, solamente per quanto riguarda appunto la parte strategica. Grazie Assessore, quindi possiamo dare inizio al dibattito. C'è qualche intervento, ben volentieri. Vice Sindaco, prego. C'ho un attimo di indecisione. Destra, sinistra. Vai. Ok. Sì, buonasera. Scusate il ritardo, ma ero impegnato per degli incontri presso la provincia di Varese, proprio in tema di territorio, servizio idrico e bilancio provinciale. Ringrazio l'assessore Maiocchi per la puntuale, chiara e trasparente esposizione del DUP, un documento che definisce gli obiettivi di mandato e quelli strategici per il nostro percorso amministrativo. Dà una chiara indicazione su quelli che sono gli obiettivi e le missioni del nostro lavoro amministrativo, e fisserà poi di conseguenza le risorse per la costruzione del bilancio di esercizio. Gli aspetti che mi preme sottolineare riguardano essenzialmente e prioritariamente l'attenzione al territorio in tutte le sue sfaccettature, dalla necessità di approntare una politica di rinnovamento e di investimento sul territorio per quello che riguarda la parte idrica delle infrastrutture di rete e per quello che riguarda il patrimonio comunale. Tutto questo deve collegarsi a un indirizzo strategico che è quello della sostenibilità ambientale, perché le risorse e le ricchezze di cui il nostro territorio fortunatamente è molto ricco sono da proteggere e da curare al meglio. Questo ci perviene anche da quella che è la situazione, tra virgolette, climatica mondiale, che ci pone una seria riflessione su quello che è il futuro dell'umanità e nel nostro piccolo anche del territorio del nostro comune. Gli investimenti per quello che riguarda le opere pubbliche proseguiranno con slancio anche per il 2019 e per il 2020, concentrando l'attività sul consolidamento degli investimenti messi in atto con il piano pluriennale e puntando ad interventi che siano a beneficio di tutta la nostra comunità. All'interno della parte investimenti prenderà un ruolo molto importante interventi di manutenzione straordinaria che
toccheranno il nostro territorio, sul decoro urbano, ma anche una revisione generale di tutta la politica manutentiva del nostro territorio, che necessiterà di un lavoro e di una collaborazione, mi auguro, anche da parte del gruppo di minoranza, nell'interesse generale del nostro paese, proprio per coltivare quell'obiettivo di condivisione sulle scelte che ci ha contraddistinto negli scorsi 5 anni e che vogliamo riportare nuovamente in questi 5, con l'obiettivo finale che il Paese chiaramente è di tutti noi, e quindi è importante che tutti ce ne prendiamo cura senza distinzioni di alcun tipo, nell'interesse proprio del territorio. Un aspetto importante che sottopongo, diciamo, all'attenzione del Consiglio Comunale è la mobilità, il diritto alla mobilità e gli interventi che dovranno chiaramente interessare la messa in sicurezza della mobilità dolce e di tutti quegli interventi che prediligano i pedoni e le biciclette. Il nostro territorio è un territorio molto sensibile da questo punto di vista, attraversato da vie a ben alta affluenza di traffico, e quindi è importante mantenere una politica di attenzione sul tema, coltivando sempre il dialogo con i comuni limitrofi, nell'ottica di una programmazione che non sia soltanto territoriale, visto che parliamo di strade provinciali a caratterizzazione sovrurbana, ma soprattutto con la provincia di Varese, collaborazione e condivisione di problematiche che abbiamo già portato avanti nel corso degli ultimi anni, soprattutto per gli interventi lungo la via Venegono, che potrebbero interessare sempre il tratto di via Venegono nella parte precedente l'attraversamento pedonale. È chiaro che questo è un tema molto, molto, molto dibattuto, che i cittadini sentono molto, e ci sentiamo chiaramente di porlo come obiettivo strategico all'interno del nostro documento unico di programmazione. Il ruolo della protezione civile sarà sempre un ruolo di primo piano all'interno delle politiche dell'amministrazione. Si impronterà una adeguata riqualificazione delle dotazioni di mezzi e di strumenti in capo al gruppo comunale di protezione civile, e un aggiornamento continuo del piano di emergenza comunale, a riprova del fatto che gli ultimi episodi e gli ultimi eventi climatici particolarmente importanti hanno chiaramente fatto emergere la necessità di tenere sempre al primo posto la prevenzione sul territorio. Onde per cui chiaramente ricopre questo un importante impegno dal punto di vista sia degli obiettivi ma anche del bilancio comunale, che costruiremo sulla base degli obiettivi che ci siamo dati. È chiaro che il lavoro è sicuramente impegnativo, è un lavoro che toccherà chiaramente portare avanti anche a livello operativo da parte della struttura organizzativa del nostro comune, ed è chiaro che anche un efficientamento organizzativo è molto importante, proprio per garantire ai nostri cittadini le risposte migliori e il più tempestivo possibile, anche nelle piccole cose, anche nei piccoli interventi. Questo rientra molto nel discorso del piano di manutenzione. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Se c'è qualche altro intervento prima di metterlo in votazione, altrimenti... Assessore Ghiraldi, prego. Grazie, buonasera a tutti. Volevo solo fare riferimento alla ottima spiegazione dell'assessore Maiocchi e riprendere solo un pezzetto che riguarda la questione del senso civico del bene comune e di ciò che occorre continuare a fare, che abbiamo già che è stato già iniziato dalla precedente amministrazione. E io penso che bisogna, nel nostro programma, nelle nostre idee, c'è la valorizzazione delle persone e il coinvolgimento dei vari settori del nostro paese, attraverso del nostro comune, attraverso consulte sui vari temi
in modo tale che vengano fatte proposte per percorsi di coinvolgimento già iniziati e che continuano. Stanno crescendo e migliorando i rapporti nelle associazioni, fra le associazioni, stanno anche crescendo associazioni nuove a Vedano, e questo è molto importante. Credo che una delle questioni molto importanti da portare avanti con forza sia la valorizzazione, ad esempio, la contaminazione fra le generazioni, quindi come incontrare, far incontrare i giovani, i bambini, i ragazzi e le persone della terza età attraverso la scuola, la formazione, in modo tale che vi sia davvero una contaminazione che porti anche al miglioramento e aiuti il percorso che stava citando il Vice Sindaco su come dobbiamo da qui in avanti considerare il nostro pianeta in senso lato, ma che poi è anche quello che facciamo tutti i giorni, quindi l'educazione, il senso civico, il trattar bene le nostre cose, le questioni più semplici, e questo penso lo possiamo fare assolutamente tenendo a mente davvero che bisogna ragionare sul coinvolgimento preciso con le proposte che vengano direttamente dai cittadini. Grazie. Grazie Assessore. Adesso si era iscritto a parlare il consigliere Tizzi. Tanto l'assessore Maiocchi stava facendo scorrere il documento vero e proprio di 70 pagine. Avete visto un documento leggibilissimo, ci sono tanti grafici, tanti dati interessanti, sempre aggiornati su Vedano. Consigliere Tizzi. Sì, proprio una cosa velocissima, ecco. Devo dire che già nel passato abbiamo espresso un apprezzamento a questo contenuto del DUP nei vari dettagli, nella compilazione, quindi volevo ringraziare anche il responsabile dell'ufficio ragioneria che ha prodotto il documento, però è un documento che poi meriterà sicuramente degli successivi approfondimenti, secondo me, perché bisogna cercare di analizzarlo più, secondo me, più nel dettaglio, in una maniera così troppo, diciamo, più nel dettaglio, ecco. Basta, grazie. Sì, grazie consigliere Tizzi, è un documento importante anche perché questo verrà poi condiviso nei tavoli di confronto con le parti sociali e quindi una buona base di partenza, molto più leggibile di quello che è il bilancio, e quindi viene apprezzato proprio sia dai sindacati che da organizzazioni datoriali. Qualche altro intervento? Consigliere Santa Croce, prego. Buonasera, ma niente, io mi soffermerei sul 5 per 1000 di Vedano, perché è un punto su cui l'amministrazione nello scorso mandato si è impegnata ed eravamo partiti da una raccolta di poco più di 2000 euro e siamo arrivati nel 2018 a oltre 4000. Per cui già annuncio come Presidente della Commissione Servizi che ci impegneremo su questo fronte per aumentare ancora la quota di raccolta, perché ricordo che il 5 per 1000 sono soldi delle tasse dei cittadini che i vedanesi possono scegliere di far rimanere a Vedano. Quindi non sono soldi pagati in più, ma sono soldi che invece non vanno in altri canali, ma rimangono qua a Vedano per fare dei progetti a livello di sociale, solidarietà, come ne abbiamo fatti diversi in questi anni. Grazie consigliere Stancroci, sì, ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, è cresciuto nel tempo, è cresciuta la sensibilità, è piaciuta anche la modalità proprio di farlo in maniera partecipata, quindi non solo il cittadino decide di tenere quel pezzetto di tasse qui a Vedano, ma poi anche ha la possibilità di decidere dove assegnarlo. Ovviamente sempre in ambito sociale, perché quello dice la legge, però in ambito sociale, cioè un anno è stato dedicato agli anziani, un altro anno ai bambini, eccetera, eccetera. Bene, se c'è qualche altro intervento, consigliere Calò, prego. Sì, buonasera. Anch'io volevo fare una brevissima considerazione sul DUP, che è un documento sì corposo, ma grazie al lavoro dell'amministrazione e sicuramente
dell'ufficio della ragioniera capo è stato reso, da quando è stato introdotto ad oggi, sempre più leggibile, grazie all'utilizzo di grafici, di dati sempre molto aggiornati e statistiche che ci danno l'idea di uno spaccato del paese dal punto di vista sociale ed economico. Quindi è veramente un documento fatto di molte pagine, ma sicuramente la sua lettura non è troppo difficoltosa, perché è aiutata anche dal supporto di queste tabelle. Rispetto invece agli obiettivi strategici, l'ha già evidenziato l'assessore Ghiraldi e l'assessore Maiocchi in fase di presentazione, però ci tenevo a rimarcare comunque il fatto che nella parte strategica si facesse molto spesso riferimento a scelte condivise, al coinvolgimento dei cittadini, degli studenti, delle famiglie, sicurezza urbana partecipata e altro genere di coinvolgimento della cittadinanza. Questo è quello che ha contraddistinto questa amministrazione nei precedenti 5 anni, ed è significativo il fatto che in una parte strategica di un documento di programmazione che precede poi i documenti relativi al bilancio, quindi all'utilizzo delle risorse dell'ente, si faccia molto riferimento anche a strumenti di coinvolgimento e di partecipazione della cittadinanza. Partecipazione che chiaramente deve essere condivisa prima di tutto tra di noi, quindi tra le istituzioni, e poi condivisione delle scelte anche con la cittadinanza. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Calò. Consigliere Turconi, prego. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei fare intanto i complimenti all'assessore per l'ottima esposizione. E poi vorrei raccontarvi un po' quello che mi ha colpito, diciamo, da buon bancario, no? Da estrazione bancaria. Per me è la prima volta che mi accingo a leggere il DUP e mi sono soffermato particolarmente sulla parte finanziaria del Comune di Vedano. La cosa che mi ha colpito è quanto il Comune di Vedano è sano dal punto di vista finanziario. Perché se noi andiamo a vedere alcuni degli indici, diciamo, finanziari tipici, il primo è quello dell'indebitamento, vediamo non solo che l'indebitamento è abbastanza limitato, ma che è in continuo calo. Addirittura dal 2013 al 2018 è calato di circa 1 milione di euro. E voi mi direte, vabbè, è un termine, come dire, un indice assoluto che mi dice poco. Mi dice poco, però, se non lo raffronto con gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi 5 anni. Cioè, questo significa che gli investimenti che sono stati fatti e sono stati notevoli, sono stati fatti senza accingere al nuovo debito. E questa direi che è una grande capacità che ha avuto la precedente amministrazione. Un altro indice importante è quello dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate totali. Voi tenete conto che il limite degli interessi passivi previsti è del 10%, noi siamo all'1,8% e siamo anche in questo caso in continua discesa. Questo ovviamente ci permette di fare dei ragionamenti anche in ottica prospettica, perché chiaramente avendo una situazione finanziaria così sotto controllo abbiamo anche la possibilità di una leva in più per poter poi fare gli investimenti che il Paese ci chiede. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Turconi, se non ci sono altri interventi possiamo... Consigliere Uboldi, prego. Volevo sottolineare solo che nella vostra spiegazione poi della strategia mi fa piacere che si faccia attenzione al territorio e soprattutto alla questione idrica, perché per noi è un aspetto essenziale, importantissimo. L'amministrazione scorsa non ha investito nulla nell'aspetto idrico del paese, di conseguenza noi speriamo che questa amministrazione voglia cambiare marcia, perché Vedano ha un grosso problema di pressione d'acqua. Lo diciamo, l'abbiamo detto in campagna elettorale e continueremo a dirlo. È assurdo che nel 2019, quasi nel 2020, la gente faccia fatica anche solo a farsi la doccia. Questo non è un problema estivo, ma è un problema che ormai dura da tanto. L'acquedotto purtroppo presenta perdite superiori al 50% e noi continuiamo a sottolineare che questo è un aspetto basilare. Quindi ci fa piacere da un certo punto di vista che si ponga questa grossa attenzione al territorio. Grazie consigliere Uboldi. Consigliere Tizzi, prego. Solo una precisazione per quanto riguarda l'indebitamento.
che non è aumentato e gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi 5 anni. Dal 2014 si è potuto usare l'avanzo di amministrazione, cosa che negli anni precedenti non si poteva utilizzare, quindi gli investimenti sono stati fatti con l'avanzo di amministrazione. Avanzo di amministrazione che la precedente amministrazione si è trovata dall'amministrazione Baroffio, Barbesino e così via. Solo una precisazione. Grazie. Grazie consigliere Tizzi, possiamo quindi mettere in votazione il documento, la sua presentazione al Consiglio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Votiamo anche l'immediata esecutività della presentazione al Consiglio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Bene, il quarto punto dell'ordine del giorno è la variazione al bilancio in sede di assestamento esercizio finanziario 2019 e lo proporrei come discussione insieme al quinto punto che è la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2019 come previsto dall'articolo 193 del TUEL. Poi ovviamente li voteremo in maniera separata, giusto per favorire poi la discussione. Do anche qui la parola all'assessore Maiocchi, eventualmente assistito dalla ragioniera capo. Prego, assessore. Allora, parliamo di variazione di bilancio e salvaguardia degli equilibri. Entro appunto la fine di luglio era prevista una revisione delle stime di entrata e di uscita, cioè di spesa, sulla base dell'andamento del primo semestre, quello riscontrato da tutti i documenti contabili. Di seguito quindi vengono elencate queste revisioni, suddividendole tra spesa corrente e spesa per investimento. Variazioni di spesa corrente vengono espressi molto sinteticamente e in K euro, migliaia di euro. Allora, sulla prima riga si possono notare le entrate, le colonne, la prima parla degli aumenti e la seconda delle diminuzioni. La terza colonna si riferisce a una differenza tra le maggiori, in questo caso prendiamo la prima riga, le entrate, 24.000 entrate in più rispetto a quello che era preventivato per alcune voci ovviamente e una diminuzione di 56.000 per altre voci. La differenza in totale sono meno 32.000 euro. Per quanto riguarda le spese c'era stata una previsione ulteriore rispetto all'iniziale di 252.000 euro e un taglio di 174.000. Comunque, in totale, maggiori spese per 78.000 euro. La differenza porta a 110.000 euro. Come lo possiamo compensare? Una parte dall'avanzo di 48.000 euro, per avere un pareggio di bilancio che, non, come vedete, non è un pareggio per il momento di meno 62.000 euro. Poi andremo in dettaglio a parlare appunto dell'avanzo. Per quanto riguarda invece le spese che servono per gli investimenti, sempre in K euro, questa è la situazione. Per quanto riguarda le entrate, una maggior entrata per 112.000 euro e una riduzione dopo una rivisitazione di 142.000 euro, per cui una differenza di meno 30.000 euro. Le spese maggiori per 336.000 euro è una diminuzione di 420.000 euro, per cui una differenza di 84.000 euro. La differenza porta 54.000 euro e con un'aggiunta presa dall'avanzo portiamo il pareggio di bilancio a più 62.000, per cui alla fine, per quanto riguarda la salvaguardia degli obiettivi,
molto in generale, vediamo che le spese correnti meno 62 sono pareggiate da una minor spesa per investimenti, per cui la variazione totale è zero. Il pareggio ovviamente è stato ottenuto quindi con l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione che servono per fronteggiare le maggiori spese correnti. Riporto brevemente anche il parere del revisore, scusate, può darsi che si legga male, questa tabellina non è nient'altro che la somma delle due tabelline precedentemente date e questa è la conclusione in cui si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa appunto a queste variazioni, firmato dal revisore unico, dottoressa Elisabetta De Marzi. Per il momento avrei terminato. Grazie Assessore, quindi anche qui è stata una variazione di bilancio che è necessaria su alcune voci di spesa, ma che ha garantito l'equilibrio di bilancio, quindi già a metà anno la verifica è risultata essere positiva e approvata, quindi si può proporre al Consiglio appunto questa variazione che già è un obbligo di legge, però che pone proprio il Comune in salvaguardia già fin da adesso. Se c'è qualche intervento, visto che se ne è già discusso in Commissione, però se c'è qualche approfondimento, ben volentieri. Consigliere Tizzi, prego. Allora, spiegato così in macrovoci, sinceramente è molto difficile da capire, nel senso che sono delle somme, 500.000 meno 300.000, bisognerebbe avere magari più dettaglio per cercare di capire quali sono le variazioni e quali sono le diminuzioni. Ci sarebbero le commissioni. Anche qui, per quanto riguarda le commissioni, la volta scorsa abbiamo stabilito di fare un rappresentante solo come minoranza, però si è detto che si chiedeva la reperibilità al consigliere di minoranza. Mi hanno interpellato, e una settimana ero indisponibile e mi è stato detto che per quanto riguarda le commissioni di variazione di bilancio non si faceva in tempo, quindi non potevo essere presente, mentre per l'altra, per quanto riguarda la nomina del presidente e vicepresidente, sicuramente venivo convocato. Invece, dalle parole non sono seguiti i fatti. Questo mi dispiace e quindi rivolgo magari al sindaco, ai consiglieri, all'assessore, la possibilità di mettere almeno un consigliere di riserva per quanto riguarda le minoranze, ma anche le maggioranze, perché se poi si dice una cosa e poi non si fa, non va bene. Quindi io non ho potuto partecipare alla commissione, però ho delegato, infatti c'era un folto pubblico, i tre consiglieri altri si erano presenti, però non potendo parlare, quindi sono costretto a farle qualche domanda, tanto per capire un attimo quali sono queste variazioni. Domande le devo fare dall'allegato che avete inviato via email, quello di delibera di variazione del bilancio, tanto per capire un attimo di queste migliaia di euro che cosa si riferiscono. Quindi mi sono segnato, ci siamo segnati alcuni importi. Capire, nella gestione delle entrate tributarie c'è una diminuzione di 40.000 euro. Se possiamo sapere di che cosa si tratta questi 40.000 euro, perché vengono tolti in diminuzione e aggiunte solo 12.000. Qual è il dettaglio, grosso modo?
Poi abbiamo notato nelle risorse umane, a pagina 3, a pagina 4, nell'istruzione prescolastica, abbiamo tolto 85.000 euro. Avete tolto, nessuno ha detto niente, 85.000 euro. Ecco, il dettaglio più o meno di cosa si è cambiato per quanto riguarda le spese in conto capitale nella voce istruzione professionale. Per quanto riguarda la missione, ecco, lo sport, avete aggiunto 70.000 euro. Di cosa si tratta questo aumento? Da 267.000 euro che era messo in previsione nel bilancio 2019, sono stati aggiunti altri 70.000 euro per un totale di 327. Che tipo di lavori sono? Nello sviluppo sostenibile e tutela del territorio avete tolto ben 50.000 euro. Poi, l'ha già detto il consigliere Uboldi, con soddisfazione vedo che avete aggiunto, relativamente al servizio idrico integrato e spese in conto capitale, 160.000 e 100.000 euro. Questo secondo me è una cosa positiva perché, come detto già da Uboldi, abbiamo un notevole problema di acqua, anche oggi l'acqua non c'è stata e bisogna provvedere. Poi la penultima voce, nella missione trasporti, diritto alla mobilità, sono stati tolti altri 50.000 euro. E nei diritti sociali, politiche sociali e famiglia, abbiamo tolto 200.000 euro. Ecco, io mi scuso, però sono cifre grosse e importanti, tanto per capire che cosa stiamo deliberando, che cosa stiamo approvando, ecco. Poi ho un solo dubbio, che il bilancio di previsione 2019 quest'anno è stato approvato febbraio-marzo, mi sembra, e quindi non nel 2018 come gli anni precedenti. Quindi questa volta mi aspettavo un po' di minori variazioni. E quindi volevo sapere che cosa è successo in questi pochi mesi, se sono cambiati magari gli obiettivi o sono state fatte magari delle scelte sbagliate facendo il bilancio di previsione. Grazie. Grazie consigliere Tizzi. Il grado di dettaglio, come sa, è quello presentato che agli atti, un documento di 16 pagine, quindi ci sono tutti i dettagli che servono, che interessano i consiglieri per entrare nel vivo. Il ragionamento che ha fatto lei è corretto, sono stati degli spostamenti di alcune voci su altre. Come avete già sottolineato, il servizio idrico ha richiesto delle importanti attenzioni, sono in corso dei rilevamenti importanti che porteranno beneficio nei prossimi mesi. E il risultato sul bilancio lo si vede. Gli altri sono risparmi che sono conseguenti, poi adesso gli assessori accenneranno in dettaglio ai vari risparmi che sono stati fatti e che senza compromettere i servizi consentono comunque di andare avanti e di far fronte a quelli che sono gli imprevisti che occorrono nel corso dell'anno. Per esempio è stato un inverno molto lungo, se vi ricordate, questo rispetto agli altri anni ha avuto due mesi di riscaldamento in più in tutti gli edifici comunali, quindi questo ha portato in alcuni punti a aumentare la spesa per le utenze, per esempio. Bene, se c'è qualche intervento appunto per rispondere più in dettaglio, gli assessori intervengano pure, prego. Vice sindaco, prego. Sì, come avete giustamente notato, prossimo investimento, i microfoni li sistemiamo. Come avete giustamente notato, quest'anno abbiamo deciso di dedicare una buona fetta delle risorse a affrontare il tema del servizio idrico integrato, prevalentemente sul
sul tema dell'acquedotto. Allora, la considerazione arriva anche da una piccola premessa, nel senso che il passaggio di consegne, quindi l'acquisizione da parte del gestore unico del servizio di guida integrato Alfa SRL avverrà presumibilmente per i nostri comuni, comunque per tutti i comuni che hanno le gestioni in house, entro il 30 giugno del 2020. È un piano stabilito secondo una delibera del Consiglio Provinciale del 2018 che ha stabilito per appunto un cronoprogramma di acquisizioni che inizierà, o comunque ci auguriamo tutti che inizierà entro la fine di quest'anno, con l'acquisizione delle società ecologiche. Società ecologiche appunto che ci vedono titolari di una quuota della società Fiume Olona che gestisce i depuratori a cui noi ci asserviamo. È chiaro che un percorso che c'è stato di condivisione delle problematiche sull'acquedotto con la società al momento avrà chiaramente necessità di interventi comunque nell'immediato, che chiaramente la società che è Alfa SRL è anche alle presa con altre problematiche. Avete tutti quanti sentito e letto le notizie stampa del diciamo terremoto che ha interessato la struttura della società, che è attualmente in una fase di ristrutturazione importante che quindi chiaramente ha allungato per tutta la provincia di Varese le acquisizioni e quindi anche gli investimenti sul tema del servizio idrico integrato, che ricordo essere una tematica gestita a livello provinciale secondo gli ambiti di territorio ottimali che sono gli ATO, ai quali chiaramente è necessario comunicare e con i quali è necessario coordinare eventuali investimenti da fare. Quindi l'immediatezza di alcune scelte e il fatto di aver fatto una variazione importante mettendo delle cifre arriva appunto da un percorso che è stato fatto con questi enti sovracomunali e che ci ha portati al punto di iniziare noi una fase di investimento proprio per dare una risposta ai cittadini che possa essere comunque risolutiva o comunque affrontare problematiche che si trascinano da diversi decenni, soprattutto in alcune aree. Quindi quello che faremo è dedicare una fetta delle risorse a un'analisi e uno studio delle criticità più importanti che sono attualmente presenti sul territorio e che necessitano chiaramente di uno studio che chiaramente non avrà una durata breve, ma che necessiterà di una fase di analisi e di monitoraggio abbastanza importante e che ci auguriamo possa portare risultati previsti entro un termine di un certo tipo. Esistono poi situazioni ereditate purtroppo dal passato non recente, ma che si trascinano da lontano, come la mancanza dell'allacciamento fognatura al centro sportivo Mario Porta, che anche lì chiaramente a seguito anche degli eventi climatici che negli ultimi anni si sono fatti molto importanti, è chiaro che è necessario intervenire per non compromettere la qualità e le nostre strutture. Stesso discorso vale per la scuola elementare e per alcune vie del territorio comunale che soprattutto negli ultimi anni hanno subito fenomeni di allagamento e di rischio idraulico abbastanza importanti. Quindi abbiamo fatto una scelta importante, mi fa piacere che anche per voi il tema è prioritario, credo che sia nell'interesse di tutti affrontarlo tempestivamente in un certo modo, e quindi le risorse che mettiamo a disposizione sono importanti e sono di investimento circa 160.000 euro. Le variazioni che il consigliere Tizzi faceva notare in diminuzione derivano semplicemente da una presa d'atto del fatto che abbiamo deciso di dare priorità agli interventi sul servizio idrico, abbiamo deciso di posticipare agli esercizi successivi alcuni interventi che non hanno lo stesso grado di priorità. Gli 85.000 euro a cui facevate riferimento si riferiscono a un progetto di efficientamento energetico e di riqualificazione dell'impianto di illuminazione della scuola primaria. Il progetto di per sé è già pronto, quello che abbiamo fatto è di
togliere la disponibilità di finanziaria per quest'anno, ma di sfruttare eventualmente nel 2020 anche eventuali bandi pubblici di Regione Lombardia e di enti sovracomunali che possano consentirci di ottenere dei cofinanziamenti. Quindi abbiamo fatto una scelta di quel tipo. I 70.000 euro in più che trovate diciamo nella sezione sport, politica giovanile e quant'altro, anche qui si vuole far fronte a una necessità importante di mettere a posto due aree, e cioè l'ingresso della palestra al centro sportivo Mario Porta, diciamo all'altezza degli spalti, tutta la copertura e l'isolamento degli ingressi è totalmente usurato, è oltre a essere esteticamente parecchio brutto, però è anche veramente compromesso e quindi è necessario intervenire. Una parte dei 70.000 euro saranno investiti qui, un'altra parte saranno investiti per un intervento di isolamento e di rifacimento della copertura degli spogliatoi della scuola media. Anche lì negli anni sono susseguiti infiltrazioni, via dicendo, e sono comunque interventi da fare. I fondi e i finanziamenti utilizzati per questi 70.000 euro derivano da un contributo del MISE che è stato riconosciuto nei mesi scorsi e che ha riconosciuto al comune di Vedano Lona, in quanto comune virtuoso, un contributo di 70.000 euro spendibile sul territorio su tematiche legate al miglioramento delle strutture e all'efficientamento energetico. Abbiamo deciso di dedicarlo a questi due interventi. Altro tema importante, i meno 200.000 euro che avete individuato sulle politiche diciamo scolastiche, familiari e quant'altro, abbiamo deciso di pianificare al meglio, di rinviare all'esercizio successivo il progetto per quello che riguarda l'asilo nido comunale. La considerazione era che comunque nel corso del 2018 abbiamo messo a norma l'impianto elettrico, e quindi la priorità è stata colmata. L'intervento di riqualificazione complessivo sulla pavimentazione, riscaldamento a pavimento e serramentistico e quant'altro, abbiamo deciso di switcharlo all'esercizio successivo, proprio per dare spazio ai fondi che il servizio idrico dovrà drenare. Abbiamo confermato l'avvio delle fasi di studio della messa a norma della Villa Faraforni, che sapete ha delle problematiche importanti. Abbiamo mantenuto una quota che ci consentirà di avviare lo studio di fattibilità, la progettazione preliminare, chiaramente a un tecnico qualificato che possa darci una prima fase progettuale. La parte sulla viabilità è stata confermata, tutti gli interventi che avevamo previsto su strada saranno confermati, li vedrete presumibilmente realizzati entro la fine del mese di settembre. La progettazione e poi tutta la fase di gestione, diciamo, delle gare d'appalto è sempre piuttosto macchinosa e burocratica, e quindi ahimè dalla volontà dell'amministrazione alla messa in pratica passa sempre una fase non proprio corta e breve. Qui però possiamo poco, speriamo che i governanti a livello nazionale decidano di far partire una politica efficace di snellimento della macchina burocratica. Qui complessivamente la cifra è intorno ai 150.000 euro, interverremo sul completamento della via scesa con il passaggio pedonale e eventualmente la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sulla via scesa che è al vaglio dei tecnici, oltre a asfaltature che interverranno e interesseranno le vie più ammalorate del nostro territorio. Ecco, spero di essere stato esaustivo nel darvi un dettaglio delle cifre. Per quello che riguarda il fondo pluriennale, abbiamo rispettato quelle che sono le previsioni di completamento delle opere previste già nel 2018 e concluse in queste settimane, così come anche le asfaltature che avete visto conclusisi nei giorni e nei tempi stabiliti
per gli interventi derivanti da, da 2i rete gas. Ecco, un piccolo accenno anche sulla spesa corrente: abbiamo deciso di dedicare una quota di spesa in più su un intervento di pulizia e manutenzione delle strade che interesserà un lavaggio più approfondito, meccanizzato sulle aree pedonali, sui tratti di marciapiede del centro storico partendo dalla via Marconi, e un intervento importante di rimozione dei graffiti. Abbiamo appunto dedicato, pur con non pochi sacrifici, una quota, ma intendiamo dare un segnale al territorio di attenzione a tutto quello che riguarda il decoro urbano. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Se c'è qualche altro intervento, sempre dell'ucidazione delle variazioni che ci sono state. Consigliere Tizzi. Mi sembra che manchi una risposta, quello delle gestioni delle entrate tributarie e servizi, che è stato tolto 40.000 euro in meno di spese, quali sono il dettaglio? E poi una considerazione, quindi adesso non mi ricordo quando è stato approvato il bilancio di previsione, verso, mi sembra, febbraio-marzo. Quindi a febbraio-marzo non eravate al corrente di questa situazione del servizio idrico, perché togliendo adesso per metterlo giustamente nel servizio idrico, vuol dire che non eravate al corrente di questa situazione per fare questo tipo di variazione adesso? Grazie. Ma il servizio idrico ha richiesto un approfondimento importante che sta durando diversi mesi, diverse micro perdite, e si sperava che la situazione fosse contenuta, più contenuta, invece ha richiesto maggiori interventi che, come ho già annunciato, riguarderanno anche i prossimi mesi per dare quella risposta che tutti ci aspettiamo, e anche un risparmio poi nelle utenze e anche nei risultati per la cittadinanza, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi dell'acqua. Quindi è un intervento importante che i tecnici pensavano di risolvere in pochi mesi, ma così non è stato e richiede degli approfondimenti ulteriori. Quindi è normale che la variazione di bilancio rifletta questo andamento. Se c'è qualche altro intervento, consigliere Antonini, prego. Buonasera a tutti. Volevo solo avere un chiarimento, visto che si è parlato di migliorare la sicurezza, della sicurezza e tutto, però vedo che c'è stata una riduzione di 25.000 euro sulla sicurezza. Volevo capire il perché. Grazie. Assessore Maiocchi, prego. Sì, è dovuto allo spostamento da quest'anno all'anno prossimo della videosorveglianza del terzo varco. Abbiamo preferito spostarlo perché abbiamo già qualche problemino sul varco di fondo al Marone. Allora preferiamo sistemarlo e spostare, come abbiamo detto, il terzo varco, quello verso il Benegono inferiore, dove era previsto spostarlo i primi mesi dell'anno prossimo. Quindi dei 30.000 che erano in previsione abbiamo tolto 25.000 euro. Grazie Assessore. Qualche altro intervento? Assessore Adamoli, prego. Solo una piccola specifica. Buonasera. Rispetto a una diversa distribuzione delle risorse riferite all'ambiente, sono più di una voce, quindi c'è la parte di patrimonio arboreo, di manutenzione del verde pubblico e poi quota parte anche per la tutela degli alberi monumentali e della parte anche degli orti urbani, quindi c'è stata una diversa distribuzione a fronte di appalti già assegnati per la manutenzione del verde, che ci consentiranno comunque di arrivare a monitorare
monitorare e quindi a mantenere sempre un occhio di previsione molto attento e critico rispetto al patrimonio esistente, però a posticipare o comunque rivedere quella che è la spesa da mettere in campo. È chiaro che una delle attenzioni, delle difficoltà del mandato amministrativo è far fronte alle emergenze, e questo lo è avvalendosi degli strumenti che le variazioni di bilancio ci consentono. Pertanto ben vengano tanti consigli comunali per rivedere e riequilibrare quelli che possono essere interventi doverosi come rispetto al servizio idrico. Grazie. Grazie Assessore Adamoli. Consigliere Ruboldi, prego. Sì, volevo aggiungere una cosa su quello che ha appena detto l'Assessore Adamoli. Ecco, noi cerchiamo anche di far fronte con queste esigenze climatiche che si parlava prima, comunque è ottimo che date risalto alla protezione civile. Secondo me come sicurezza urbana e come sicurezza rientra anche il verde pubblico. Notiamo che ormai ci sono sempre più tempeste, sempre più disagi, quindi chiediamo che venga che si dia un occhio di riguardo per il verde pubblico e cercare un po' di abbassare, alleggerire e soprattutto le querce secolari che purtroppo sono quelle che poi causano i danni maggiori. Questo non solo nel nostro paese, anzi ogni volta bisogna fare il segno della croce che schivi vedano, e però purtroppo ogni volta che succede il vento e la pioggia forte troviamo sempre un sacco di rami grossi che potrebbero andare a repentaglio anche della salute. Volevo solo aggiungere questo su quello. E questo rientra nelle urgenze e nelle varie variazioni. Grazie. Grazie Consigliere Boldi. Ma per il verde l'impegno viene mantenuto e le priorità, le grosse priorità sono state già fatte negli esercizi precedenti. Qui si è rimasta ancora una cifra importante che consente di fare le manutenzioni proprio quelle dovute. Erano previsti degli interventi più importanti anche di ripiantumazione, di monitoraggio ulteriore di alcune essenze arboree e questi sono stati procrastinati di qualche mese, poi con il nuovo esercizio di bilancio vediamo di trovare risorse anche per questi interventi meno prioritari che erano previsti proprio per l'attenzione che dobbiamo all'ambiente attorno a noi. Bene, se ci sono altri interventi, consigliere Calò. Sì, io volevo semplicemente fare riferimento a quello che aveva detto il consigliere Tizzi all'inizio del suo intervento, perché tutte le commissioni consigliari sono state concordate con il capogruppo e consigliere Marco Boldi, compresa la commissione bilancio. Purtroppo non c'erano i tempi tecnici per convocarla in prima battuta per la sola elezione del presidente e la designazione del vicepresidente, e quindi di conseguenza abbiamo dovuto aspettare più tempo, e purtroppo questo non si conciliava con le tue vacanze, Silvio, però chiarisco questo punto perché ci tenevo a dire, siccome è stato detto alle parole non seguono i fatti, in realtà ci siamo attenuti a quanto detto in Consiglio Comunale e sicuramente in futuro sarà nostro impegno garantire il coinvolgimento di tutti. Le commissioni consigliari si sono svolte con la partecipazione dei consiglieri di minoranza che in questo caso, e penso che sia il primo dopo tanto tempo, fanno anche parte, sono stati alcuni designati come vicepresidenti, quindi c'è un'apertura in questo senso. Mi dispiace se in questo caso, considerato anche il periodo poco agevole, perché comunque c'erano dei tempi prestabiliti per convocare la prima commissione e ci trovavamo all'interno di un periodo estivo che sicuramente non facilita la convocazione di questi organismi, però sicuramente volevo rassicurare tutti sul fatto che si manterrà l'impegno a coinvolgere ovviamente tutti nella definizione del giorno e dell'orario, e anche
a modificare il regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni in maniera tale da garantire la partecipazione effettiva e non solo attraverso il pubblico di consiglieri sostituti nel corso delle commissioni nell'eventualità in cui uno dei membri non possa partecipare. Ripeto, è il nostro impegno, purtroppo deve passare attraverso una modifica di un regolamento che è abbastanza corposo, che va adeguato sicuramente allo statuto comunale, che va rivisto in alcune parti, snellito, ammodernato, ecco, però c'è bisogno di questo passaggio, è una nostra priorità e manterremo fede all'impegno preso. Rispetto poi alle variazioni di bilancio, abbiamo visto una diversa distribuzione delle risorse per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze e alle priorità che si sono presentate dall'approvazione del bilancio di previsione ad oggi. È uno strumento che il legislatore mette a disposizione dell'ente e lo fa appositamente per consentire ai comuni e agli enti in generale di fronteggiare le emergenze che si possono presentare oppure di ridefinire le priorità a seconda di quelle che possono essere le necessità che sorgono in un comune che, seppur medio o piccolo come il nostro, presenta appunto le sue complessità. Quindi mi allaccio a quello che è stato detto dall'assessore Giorgio Adamoli. Poi rispetto alle maggiori chiarificazioni mi pare che sia stata data risposta dagli assessori competenti su voci più puntuali di queste variazioni. Grazie consigliere Calò, ci sono altri interventi. Consigliere Tizzi. No, io ti ringrazio Andrea perché sai quanto ti stimo e tutto, non è una cosa personale per te. Era solo che mi era stata detta una certa cosa, poi non avrò dubbi che ci metteremo d'accordo. Comunque ho voluto solo evidenziare questa cosa perché ho fatto diverse domande per quanto riguarda le variazioni bilancio. Poi sicuramente quello che avrai detto farai seguito, per l'amor di Dio. Bene, direi che possiamo avviarci verso le dichiarazioni di voto, se ci sono altri interventi, ma anche sono i due i punti, comunque uno all'accertamento, se no possiamo mettere in votazione. Ovviamente il voto del gruppo di Edano Viva è favorevole, non aggiungo altro. Consigliere Bolli, prego. Sì, noi come consiglieri ci asterremo e vedremo, cercheremo di verificare punto per punto e seguire passo per passo queste variazioni e questo che venga applicato un po' a questa strategia e queste variazioni di bilancio. Quindi ci asterremo. Grazie mille. Le votazioni sono due, come dicevo abbiamo discusso assieme, una è la variazione di bilancio vera e propria e l'altra la salvaguardia degli equilibri di bilancio e quindi è una serie di verifiche che l'ufficio fa e per garantire la sostenibilità del bilancio. Questo ve lo dico, sono due votazioni distinte, separate su due cose diverse. Allora, favorevoli ad approvare le variazioni del bilancio di previsione come agli atti, favorevoli, contrari, astenuti, 4. Votiamo l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, 4. Il quinto ultimo punto dell'ordine del giorno era appunto la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 193 del testo unico enti locali, quindi votiamo l'inesistenza di squilibri nella gestione di competenza, l'inesistenza di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio e la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, così come dettagliato nei documenti che avete agli atti e certificato dal revisore, come ha già anticipato l'assessore. Favorevoli,
Contrari? Astenuti? 4. Anche qui l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Si chiude qui la seduta del Consiglio Comunale e do una buona sera a tutti. Poi chi vuole fermarci, festeggiamo anche la fine del mese di luglio e l'inizio del secondo... Sì, è la festività.